Valle d'Aosta. C'è ancora qualche chiazza di neve, ma ormai è una specie di granita che la pioggia rende sempre più acquosa. Ne approfitta per le ultime nevigrafie lo scultore Pietro Gallina. Le prime risalgono all'inverno del 69. Erano gli stessi labili ricami di fiori, figure di bimbi, le stesse impronte lasciate sulla neve delle colline vicino a casa. Pietro Gallina è un bambino con la barba. Gioca con la neve come farebbe suo figlio Simone, senza tuttavia voler dare a questi segni illusori significati trascendentali. Ha scritto Aldo Passoni, sfogliando appunto le nevigrafie di Pietro Gallina. Qui impronte di piedi ambulanti sulla neve. Qui impronta di mano, paf, sulla neve. Ancora mani, paf, paf, sulla neve. Testa calda pensante nella neve. Impronta calda, affiorante dalla neve. Corpo gioiosamente proiettato nella neve. Hopla, gioiosamente nella neve. Nel suo laboratorio, Pietro Gallina ritaglia, nella lana di vetro, fette di nevigrafie. Sono sculture da conservare nella memoria, candidi ricordi di un'esperienza fatta con la natura. Legno, pietra, plastica, neve, poco importa a Gallina la scelta dei materiali. Queste non sono che lettere di un unico coerente alfabeto, ci dice. Ma all'origine c'è sempre questo interesse assoluto verso la figura umana, di cui io sinceramente reputo sia il mio vero materiale. Però all'origine c'è sempre questa idea base che è ciò che la figura umana rappresenta per ognuno di noi e per me stesso rappresenta l'orma sulla neve, in fondo è il mio ritratto, o il ritratto di chi mi ha preceduto, che è sintetizzato in una piccola ombra. Ha pensato ad altri materiali, per esempio all'acqua, alla sabbia, al fango? Sì, i materiali che mi offre la natura senz'altro sono più interessanti, soprattutto in questo momento che sto facendo questi lavori. E quello che mi attrae di più è l'acqua. L'acqua perché è così sfuggente, è così poco malleabile, che veramente mi stimola a cercare di solidificare una grande scultura che spero di realizzare presto, anche se presenta molte difficoltà tecniche, no? L'autentico problema penso sarà quello di conservare queste sue sculture nel freezer, forse. Non è da escludere che qualcuno mi offra la collaborazione e risolvendo anche quel problema per me, oppure che io stesso così abbia la fortuna di saperlo risolvere da solo. La mostra di Pietro Gallina propone una serie di nevigrafie realizzate in lana di vetro. Scrive di se stesso l'autore: metà uomo della caverna e metà astronauta percorro il mio itinerario nel tempo e nello spazio. Desideroso di penetrare in tutto ciò che vive, rispettando contemporaneamente il passato ed il presente, mi trovo ad essere inserito in un percorso che mi affascina e mi sorprende continuamente, rendendomi disponibile ad amare ogni cosa. Fra l'impronta del primo uomo che calpestò la Terra e quella che Armstrong ha lasciato sulla Luna, si collocano i segni, le figure che Pietro Gallina lascia dietro di sé in questa sua quotidiana ricerca di una memoria che l'uomo sembra avere perduto. Sono, a pensarci bene, le nostre impronte sul pianeta Terra. Ma quanti di noi lo sanno? Pietro Gallina vuole aiutarci a ricordare.